Climate Fest 2023, siamo in presenza di Lidia Arduino, presidente dell'associazione Città Giardino Cusano Milanino. È la prima volta che partecipate alla Climate Fest? No, in realtà è la terza volta, abbiamo partecipato appunto nelle precedenti edizioni, sempre in questo periodo, e perché la nostra associazione si occupa di ambiente, tra l'altro di una realtà molto vicina a quella dove ci troviamo ora, che è la città giardino di Cusano Milanino, che è una prima città giardino realizzata in Italia su modello delle Garden City inglesi, dove il verde era diciamo il protagonista. Cosa proponete oggi alla Climate Fest? Allora, oggi in questa edizione non ci presentiamo con eventi, con attività, ci presentiamo solo la nostra attività che comunque verte sempre sulla pubblicazione di una rivista, infatti offriamo gratuitamente queste riviste a chiunque le voglia prelevare, che raccontano un po' la storia della città giardino e naturalmente anche l'attualità o anche il futuro di questa realtà che è sempre più importante nel contesto di oggi con i cambiamenti climatici, per il valore del verde che serve appunto a mitigare il calore della città sicuramente è di grande attualità e qui era stato realizzato agli inizi del Novecento, quando ancora forse questi problemi non c'erano, però insomma con grande lungimiranza, e quindi il nostro compito oggi, anche quello dell'associazione, è di difendere questo valore, di difendere ovviamente il verde e quindi la permeabilità del suolo, per cui certamente noi ci poniamo proprio questo obiettivo, quello di evitare il consumo di suolo e non solo, ma di decementificare, non di cementificare, proprio per aumentare sempre più la superficie permeabile in una città. Quali sono le azioni che svolge quotidianamente questa associazione? Appunto, come dicevo, noi siamo un'associazione di carattere culturale, quindi evidentemente lavoriamo molto sulla formazione, sulla cultura, sulla diffusione della cultura, ecco perché la rivista, ecco perché i libri, perché ci sono anche dei libri molto interessanti che proponiamo, sempre editi dalla nostra associazione. E poi comunque noi facciamo anche certo degli eventi, ne abbiamo realizzato uno in passato molto interessante sul verde urbano, e in quelle occasioni invitiamo l'amministrazione e poi degli esperti, cioè a ragionare su un tema. Per farvi un esempio, quell'evento sul verde urbano aveva visto la partecipazione di floricoltori, vivaisti, anche di una nota paesaggista che si è occupata del bosco verticale a Milano, di un assessore al comune di Milano. Insomma, cerchiamo di raccogliere intorno a un tavolo quelle che sono le esperienze di città che hanno magari virtuose, che hanno applicato le nuove teorie per quanto riguarda il verde, perché verde urbano significa il verde in un contesto abitato in pratica, che non è la stessa cosa certamente che il verde invece nella natura, no? Quindi bisogna far convivere l'urbanizzazione e il verde. Molto interessante, io la ringrazio e le auguro un buon Climate Fest. Grazie.